Signore e signori, buongiorno e benvenuti, anzi bentornati in un nuovo video di LVGA TV. Oggi vi voglio parlare del Japan Matsuri, questo evento a cui abbiamo partecipato un paio di settimane fa, che si svolge a Bellinzona, nel Canton Ticino, in Svizzera, da dove veniamo noi. È un evento molto carino, dove per l'appunto ci sono un sacco di venditori di action figure, oggetti da nerd in tema anime. Ecco, intanto una cappa molto felice. E appunto action figure, fumetti, manga, disegni, giochi e tutto e di più, materiale che noi amiamo, materiale da nerd veri. Durante l'evento comunque si svolgeva anche una gara di cosplay, come vedete c'è gente travestita, abbiamo visto anche un Ruffy timido, e diciamo che è stato un evento molto divertente. Qui la cappa mi ha rubato una caramellina, perciò abbiamo voluto condividerlo con voi tramite un piccolo vlog. Ecco un paio di riprese casuali qua e là, Spider-Man di quartiere intanto ripreso, per mostrarvi un po' com'era questo evento, che era molto carino. Vi ricordiamo che alla fine vi faremo vedere cosa abbiamo acquistato durante l'evento. Abbiamo preso un bel po' di roba. Inoltre abbiamo preso, signore e signori, delle mystery box, precisamente due. Sono dei sacchettoni diciamo, contenenti due action figure per ogni pacco e una maglietta a sorpresa. Quindi abbiamo 4 action figure in totale e 2 magliette di cui non conosciamo il tema, e lo scopriremo insieme a voi alla fine, faremo un bel pack opening e vediamo insieme. Perciò rimanete fino alla fine, vi raccomando, e godetevi il video. Ciao ragazzi. I don't know why you left me bleeding. With a broken heart, tell me if I deserve this feeling. Cosa hai mangiato? Ne hai provata una? Ma sono le mie! Ma... cioè, le pago io e lei? Signori, abbiamo trovato i nostri amici. Racconti, cosa ho acquistato? Il tè di Goku 3 Sito, non potevo non prenderlo. E poi vabbè, altri due tè, perché sotto i 10 non si poteva con tanti, perciò quello di Vegeta. Bello. E una lattina alla prugna, non so che cazzo è. Andiamo avanti. La proveremo. Per gli amanti del Legends abbiamo anche... dove cazzo è? Charlotte. Alico. Complimenti Danelia. Brava. 13 anni. Sono una foto con Goku. Feelings change and love can go, but tell me why are you so cold? What did I wrong? What was the fault? And what you say is I don't know. È arrivato il PES. E noi abbiamo preso un po' di robetta. Ho preso la mystery box. La Valgar. Guardate King, ragazzi, che spettacolo. King Sama. Feelings change and love can go, but tell me why.
C'è Ryuk. Ryuk. Raga, adesso c'è la gara di cosplay. Va lì. Non ne conosco mezzo. Quella so che è la tuta di Demon Slayer, mi sa. Chi? Quella lì. Sembra la stessa. Poi c'è Ash Ketchum, che ci avrà 4 anni. Dove è Ash Ketchum? Prego, sto provando i cose, come si chiamano? Nodoshu. Signore e signori, partiamo. Vedi che loro gareggiano in tanti. Farà. Did I wrong when was the fault? I thought that you loved me. I thought that you needed me till you end up all this way. Cosa? Cos'è quello? Grande! Ragazzi, ha vinto quello di Genshin Impact! Ha vinto lui! Grande! Ed eccoci qua, come promesso. Raga, torniamo a farvi vedere queste cose qua che abbiamo comprato. E abbiamo sia io che Mario preso e la cappa. Una mystery box che vediamo che cavolo c'è dentro. Speriamo di non rimanere delusi. Facciamo vedere anche al volo quello che abbiamo comprato. Facciamo vedere tutto quanto. E poi iniziamo con i sacchettini. Allora, abbiamo preso un po' di bottigliette di cibo, sì, bottiglie. Come vedete, spero che si veda bene, ma bottiglia con Vegeta. Facciamo una cosa sono da collezione. Abbiamo delle bottiglie con i personaggi di DB sopra. Goku Ultra Istinto, Vegito e Vegeta. Non potevamo non prenderli. Spero che si vedano tutti bene. Possiamo far vedere le cose di Dragon Ball, le carte. Sì. Che poi apriremo in un altro video. O vuoi aprirla adesso? Potremmo anche farlo adesso. Sì, così apriamo anche questa. Sì. Esatto. Abbiamo quindi carte, ragazzi. Robe bellissime che non potevamo... Almeno io non potevo non prendere. Come avete visto una dal video... Una lattina di Fanta all'uva. Buonissima, sì. Secondo me è la migliore. Come avete visto dal video era pieno di roba, perciò non abbiamo resistito, abbiamo preso diverse cose. Vabbè, biscotti di vario genere. Biscotti al pistacchio. Questo non so che gusto Cucchia. Sia. Cucchia. Chissà che diarrea. Milk chocolate. Speriamo che si veda. Dark chocolate e strawberry. Sì. Vabbè, il cibo comunque, ragazzi, importante, faremo un video a parte dove facciamo una degustazione, dove apriamo i vari pacchettini, li proviamo e vi diciamo se fanno schifo, se sono buoni. Soprattutto dei dolci,
Sì, guardate quanta roba c'è. Guardate qua. Tech. Quanta robetta interessante. Questo lo piazziamo dove? Allora, c'è una spiegazione. Sarebbe lunga, ma sarò breve. Questo qua è il gioco della PlayStation 1 di Dragon Ball GT, Dragon Ball Final Bout. Praticamente, noi Mario siamo cresciuti con questo gioco, soprattutto con questo gioco. Cos'è successo? Quello originale che avevamo tanto tempo fa, l'abbiamo perso, non so dove cavolo sia finito. L'avevo dato a lui per giocarci, è sparito, volatilizzato. Triangolo delle Bermude, insomma, no? Allora siamo appunto stati oggi alla fiera e lui ha trovato questo e me l'ha reso. Però c'è da dire un'altra cosa. C'è da dire un'altra cosa. In pratica, prima di trovare quel Final Bout, abbiamo preso questo. Ma io lo stavo per comprare, Tenkaichi 2, lo conoscete tutti, lo amiamo tutti. Però prima di comprarlo l'ho aperto e in pratica c'era un altro Final Bout dentro, che è lo stesso gioco. Sì. E sinceramente questo è per me e per lui personalmente ha più valore, perché Final Bout ci abbiamo nerdato come dei pazzi da bambini, perciò va benissimo. Ci ha fatto anche lo sconto. Però Tenkaichi, bisogna trovarlo un Tenkaichi, perché anche quello è da tenere. Si trova. Ok, poi come vedete io ho preso un quadretto di Vegeta, bellissimo. Ciugne, cibo, carte da collezione. Ok, è tutto? Lì sì. Ci sono anche delle carte. No, ma era la stessa cosa. Ah, era la stessa cosa. Ah, no, vabbè, erano due cose diverse. Un po' diverse. Parrucchiere. Sì. Vabbè, io direi adesso di fare ordine qua, tirar fuori le nostre mystery e iniziare la prima. Sì. Appunto, passiamo al main event della finale di questo video, che sono l'apertura delle mystery box. Ragazzi, 80 franchi, euro per voi. 80 franchi l'una. I due pacconi, passamone uno. Eccole qua, ragazzi. Mystery box 80. Minchia, ti copre. Sì. Lo gigante che ci copre. Qui ci sono dentro due action figure e una maglietta. Attenzione, e non si sa cosa sono. Potrebbe essere chissà cosa, come potrebbe essere la merda. Perciò vediamo cosa ci è capitato. Come vedete, ragazzi, ne abbiamo due. Una l'ha presa il Teo, una l'abbiamo presa io e la K insieme. E vediamo cosa c'è. Poi faremo un altro video con appunto la degustazione del cibo, l'apertura delle carte, tutto quanto vi faremo vedere bene. Vai, chi inizia? È uguale, o apriamo insieme. Io farei una cosa, raga. Io aprirei, non guarderei e prenderei una delle due, così non le guardiamo subito entrambe. Ok, e tirerei insieme. Fuori e la vediamo tutti insieme. Ok, va bene. Vediamo, partono le scommesse nei commenti, facci sapere cosa troveremo, cosa troverà la K, cosa troverà il Teo. Magari è un anime che neanche conosciamo. Prima la maglietta. Prima la maglietta. Non guardiamo dentro, non bariamo. No. Ci sei? Sì, spero di non tagliarmi. Vediamo. Vai. What the fuck? Oh, Ryuk! Oh my god! Ryuk! Ma che figo! E quello Oddio! Cos'è? E quello cos'è? Quello cos'è che è? Cazzo è sta roba? Ma che cazzo è Distretto 12? Non lo so. Raga, fateci sapere nei commenti se sapete che cazzo è Distretto 12 tributo. Però Ryuk fighissimo! Questa, bellissima. Questa l'avrei comprata, sinceramente. È mia. No, è di tutte e due, dai. Sì, ce la scambiamo ormai. Però spettacolare, Ryuk di Death Note, se non avete guardato, guardatela. Figo quello, Hunger Games? Mi sa di sì. Ah, i distretti, è vero che su Hunger Games ci sì, sono Hunger Games. Games. Ah, figo. Figata. Bella, sì. Sì, ci sta. Distretto quale? 12. 12, ah, è quello proprio suo, no? Sai che me ne devo ricordare? No, vai, la prima è. Ok, ci siamo. Viaggi. Aspetta, vediamo se riusciamo a capire se c'è una più grande o più piccola. Action numero 1, action figure numero 1. Ok, qui ce n'è una grande e una piccola. Prendo quella piccola. 1 3, 2, 1. What the fuck is this? Oh. Ma questo è One Piece? Sì, è Sabo. Sabo di One Piece. Bello. Tu? Io ho trovato. Sai che non. Ah, ma mi sa che questo è Jujutsu Kaisen, tipo. Fa vedere che magari loro ci aiutano in diretta, sai? Sì. Sabo, ragazzi, di Bello, One Piece. Sabo. Che Sabo è il terzo fratello, giusto? Sì. Ok. Io non lo so. In realtà non lo è, sai. Ok, e questo qui, boh. La... Sembra Jujutsu Kaisen. Ah sì, questo è Jujutsu Kaisen, me l'ha detto il Peco prima, l'ho visto su una maglietta. E abbiamo questo qui che probabilmente è un personaggio di Jujutsu Kaisen, fateci sapere. Sembrerebbe. Interessante. Passiamo all'ultima? Passiamo Vai. All'ultima? Posso io? Carichi, aspetta, facciamo un pronostico. Allora provo io. Secondo me questo qui è Jonathan di JoJo. È il mio. Dai, facciamo Dragon Ball. Secondo me è il Teo Dragon Ball. Trunks. Vai, vamos. Allora. Olè! Andiamo! 3. Oh, ma Tanjiro! Ma abbiamo trovato lo stesso. Dai, figli di puttana. Sì, ma che bastardi, tutti uguali. È brutto.
tutto. Tutto in giro. Questo lo è bello. Demon Slayer. Protagonista. Sì, esatto. Protagonista di Demon Slayer. Chi sia, io sinceramente. Questo è lo stesso del Teo, penso, Jujutsu Kaisen. Che cattivi, bro. Questa è brutta. Devo metterlo diverso. Questa non me l'aspettavo, raga. No, nemmeno io. I doppioni. Che cattivi. Vabbè. Questo è bello, però. Questo è figo. La maglietta è bellissima. Ma poi lui magari è figo su Jujutsu. Non so. Manifesto. Scriveteci nei commenti, fateci sapere se conoscete il personaggio, com'è, come non è, se sì. Bella l'action. Van presto. Vediamo, purtroppo io non conoscendo nessuno di questi quattro nell'anime, non so dire se hanno carisma, se voi lo sapete. Ok, vabbè, niente ragazzi, il video finisce qua, grazie di essere stati con noi, fateci sapere se avete apprezzato il Japan Matsuri. Per chi non lo conoscesse, comunque la fiera che fanno ogni anno appunto a Bellinzona, da noi in Canton Ticino. Molto, molto bello, oggi c'è stata pure la gara di cosplay, avrete visto nel video, è stato fighissimo, veramente. Sì, tanta tanta roba. Bello. E niente raga, ce li apriremo per i cavoli nostri. Japan è stata una figata. Speriamo che questo video vlog vi sia piaciuto. Sì, vloggino, sì, carino dai, vediamo, carino. Cerchiamo di montarlo bene. Ragazzi, ci vediamo al prossimo video e un saluto, ciao. Ciao a tutti, un abbraccio, ciao.